come comune e supporto a questo progetto. Ci tenevo però in particolare a esserci perché ovviamente oltre a rappresentare Salmo Ferrato, che è il mio paese d'origine, questa occasione è particolare, un po' simbolica per quanto è riuscita a mettere insieme a livello di alte professionalità e di validi rappresentanti del settore dell'agricoltura dell'enogastronomia, diciamo, della collina torinese e monferrina. Io da tecnico mi congratulo con tutti voi, anzi, vi dobbiamo proprio ringraziare per l'ottimo lavoro dinamico svolto, per i risultati che sembrano veramente interessanti, per lo stimolo che è stato dato da questo progetto al nostro territorio, che ha portato alla fine alla creazione di un'associazione fondiaria tra i comuni di Cellamonte e di Salamonferrato, a cui si è aggiunto anche il comune di Ottiglio, che ha voluto aderire, proprio in quanto confinante con le zone oggetto delle sperimentazioni a cura, diciamo, della casaccia. E ci auguriamo tutti che la filiera, diciamo, avviata prosegua come sicuramente sarà, perché si vede già un certo dinamismo sul territorio, soprattutto nell'aspetto, diciamo, poi applicativo. Dovete sapere che io sono di famiglia di produttori di salumi da quattro generazioni e di conseguenza questo progetto va nella direzione di rafforzare un po' la filiera, diciamo, della salumeria monferrina. Mio papà ha lavorato 60 anni in questo settore e di conseguenza da Salamonferrato sicuramente non mancherà l'appoggio per lo sviluppo di queste iniziative future che al momento vedono una forte aggregazione tra vari soggetti amministrativi ma anche operativi e soprattutto c'è la possibilità di fare rivivere il nostro territorio anche da questo punto di vista. Spero di poter dire che quest'estate ci sarà qualche occasione per vederci tutti insieme tra Sala, Ottiglio e Cellamonte in qualche iniziativa, come dire, di ritrovo dove si potrà festeggiare e assaggiare un po' i risultati di questa sperimentazione. Grazie a tutti, buon lavoro. Ciao. Benissimo, grazie mille Paolo. E a questo punto do il ruolo di relatore a Luca Battaglini, così che possa Grazie presentare fare un'introduzione al progetto. Ok, Luca, sei relatore? Benissimo, adesso dovrebbe essere, vediamo, schermata, è questa quella giusta. Ecco, sto condividendo, vedete? Sì, puoi mettere tutto schermo? Metto tutto schermo, ecco qua. Adesso però non Ok, è, adesso devo devi togliere. procedere, ecco, Esatto. perfetto. Adesso è tutto schermo. No, devi ancora mettere in modalità presentazione, Ok, adesso è a giusto? posto. Benissimo, grazie. Grazie mille Roberta, grazie anche a chi mi ha preceduto, insomma, per queste parole di grande, come dire, fiducia in un progetto che in effetti è stato un progetto di grande, diciamo, impegno per molti di noi. Io tra l'altro in questo momento faccio un po' le veci di uno dei protagonisti, che è il dottor Martino Noce, dell'Associazione Fondiaria Cornadine, quindi a me, insomma, spetta un po' questo ruolo, diciamo, di dare voce, diciamo, a quella che è la parte. Il dottor Noce, pur Martino, purtroppo non può in questo momento partecipare perché è impegnato per un concorso della scuola nazionale, quindi in questo momento poi ci raggiungerà. In ogni caso, a me è toccato anche il ruolo un po' di coordinare il gruppo di lavoro dell'università e coordinarlo anche in relazione alle attività degli altri partecipanti al progetto. Il progetto è un progetto. Io sono un, per chi appunto non mi conosce, sono uno zootecnico, quindi il mio è un settore
le produzioni animali all'interno della facoltà di agraria. Quindi questo progetto, che nasce come una un'iniziativa, diciamo, per puntare, diciamo, al miglioramento delle risorse forestali, però vede gli animali come espressione importante, diciamo, in questa interazione col territorio, e in particolare vedremo anche nelle relazioni che succederanno, insomma, ci parlerà anche di quella che è la funzione, diciamo, zootecnica di questo progetto. Io non so se sto scorrendo le slide, perché ne vedo una inchiodata, adesso sono alla seconda. Chiedo che non accorgi. Sì, va bene, si vede. Si vede la seconda, ecco, perché è appena stato anche anticipato il gruppo operativo, quindi si compone dell'associazione fondiaria Capofila, l'associazione Cornalin, quindi a merito, diciamo, anche a questa associazione che ha voluto, insomma, in qualche modo lanciare questo progetto all'interno del PSR della regione Piemonte. L'università, con alcuni nostri, ormai non parliamo più di dipartimenti specifici, siamo Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, con varie unità, produzioni animali, unità delle produzioni pastorali e naturalmente l'unità di selvicoltura, è molto importante, insomma, anche nella gestione, quindi ringrazio Roberta Berretti per questo ruolo che anche ha oggi con noi. E Serco, naturalmente, come è stato detto, appunto, come studi agronomi e forestali, importante quindi la dimensione dei professionisti, della pianificazione. E poi le grandi protagoniste sono le aziende Parvadomus, Davide Lovera, appunto, che ci parlerà poi della sua esperienza come imprenditore, allevatore. Naturalmente una esperienza impegnativa, una sorta di inizio di questo tipo di avventura, potremmo dire, anche per la regione piemontese, dove, insomma, questo tipo di attività è abbastanza innovativo. L'azienda La Casaccia, della quale si è appena detto, vitivinicola, che proverà in questa progetto, insomma, delle opportunità interessanti di interazione e protezione, diciamo, delle risorse vitivinicole. E poi l'impresa forestale di Boris Ferrari, naturalmente anche questo un importante ruolo di interazione, diciamo, con gli altri componenti del progetto per il controllo, diciamo, dal punto di vista selvicolturale. E poi le attività, naturalmente nel quadro generale, l'importanza dei comuni, quindi l'amministrazione del territorio. Il progetto, in questa slide, insomma, è abbastanza, sì, forse un po' complessa, comunque dà un'idea della criticità grossa che abbiamo nei nostri territori collinari, delle province di Torino, Asti, cioè siamo in una situazione di dinamica di degrado molto evidente delle popolazioni forestali, per effetto, per conseguenza dell'alta frammentazione di queste proprietà, dell'abbandono delle aziende, insomma, che si occupavano anche di gestione agro-silvopastorale di questi territori, e quindi le conseguenze le conosciamo, le vediamo nelle problematiche del territorio, il dissesto che purtroppo, quando ci sono precipitazioni importanti, notiamo nelle nostre colline. Il problema della perdita di bellezza, di aspetti estetici come il paesaggio, naturalmente la biodiversità, che è un elemento importantissimo da presentare all'interno di un progetto di questo genere, le risorse, il legname, potremmo dire che, insomma, si perde valore, e da tanti punti di vista questo è una sorta di diciamo grande grave conseguenza di questo degrado diffuso. Poi naturalmente anche un problema legato alla diffusione di specie anche patogene nei confronti di piante, quindi da fauna, diciamo, insetti che sono, diciamo, gravi portatori di gravi malattie delle piante, di questo si parlerà. E poi infine questo porta a perdite, danni e anche la dimensione socioculturale. Per me è molto importante le conseguenze sulla perdita di qualità dal punto di vista socioculturale. Quindi chi resta in questi territori, in qualche modo, ha anche una funzione molto importante di rilancio di quello che è un po' l'aspetto, diciamo, del patrimonio
non tangibile, diciamo, di questi luoghi. Quindi questa non è una cosa secondaria del progetto complessivo. Quindi come si passa a delle soluzioni, come si cercano delle soluzioni, ecco, a queste criticità? L'animale, in questo caso il maiale, il pascolo del suino, una specie che vedremo si presta piuttosto bene, con opportune scelte tecniche, con opportune, diciamo, adozione di certi strumenti, e si presenta come uno strumento interessante, efficace, diciamo, per recuperare territori in qualche modo attraverso la sua azione di pascolatore. E la domanda che ci siamo fatti all'interno di questo progetto: queste azioni, anche attraverso l'allevamento dei suini allo stato semibrado, aiutano quando devono essere messe in atto, con che criteri, con che sequenze, nel tempo, prima, dopo l'utilizzazione, come bisogna comportarsi? Diciamo, molte di queste domande, a molte di queste domande abbiamo cercato di rispondere, e arriveremo poi a produrre anche un documento finale, una sorta di vademecum, speriamo, insomma, un vero e proprio manuale, ecco, anche per rispondere a questo. Il progetto, insomma, ha studiato anche l'analisi della sostenibilità economica e ambientale. Oggi parliamo di sostenibilità, prima ho parlato di sociale, ma l'economica e l'ambientale integrano, diciamo, le sostenibilità, come dobbiamo intenderle, per avere un quadro, diciamo, completo di attenzione all'ambiente. E come l'offerta foraggera del bosco può in qualche modo anche aiutare, in qualche modo, sia a controllare, diciamo, la vegetazione, ma anche come si può esprimere come produzione degli animali e quindi nella qualità dei prodotti. Questi sono aspetti non toccati in pieno dal progetto, ma che potrebbero essere spunto per un futuro approfondimento. E quindi, quali sono gli aspetti, diciamo, a beneficio del bosco da questa azione? I vantaggi attesi, e qui possiamo vedere così schematizzati l'importanza per le varie espressioni, dall'impresa forestale all'allevamento, all'azienda vitivinicola e addirittura potremmo dire alla comunità intesa come espressione della popolazione di un luogo. Ecco, vedete i vantaggi, aspetti interessanti, sia dal punto di vista del miglioramento della qualità del territorio, espressioni di produzione animale che vanno nella direzione, diciamo, di qualcosa che oggi forse a livello di comunicazione è molto importante trasmettere, cioè è possibile allevare gli animali impattando poco, poco, addirittura seguendo, rispettando le esigenze dell'animale. Vedremo questo anche in qualche espressione successiva nell'intervento che poi farò io. Contenimento della vite selvatica nei boschi, e quindi questo è un aspetto molto importante che verrà richiamato specialmente dai rappresentanti del mondo imprenditoriale che si occupa di produzione della vite. E infine l'aspetto paesaggistico che abbiamo già richiamato. I territori che sono stati così interessati da questo progetto sono quelli che ha richiamato Roberta Verretti, e qui abbiamo così un quadro geografico, e possiamo vedere che, insomma, si tratta di zone con anche delle valenze naturalistiche importanti, paesaggistiche. Potremmo dire che, ecco, l'azione di questo progetto è un'azione proprio di sostegno, di aiuto anche a un miglioramento di queste risorse che sono state già considerate importanti in partenza. Il gruppo operativo qui, ecco, è rappresentato nelle sue azioni, associazioni fondiarie cornaline, con vari work package. Oggi si usa questo termine per dire appunto attività di gruppi di lavoro che non erano isolati, ma sempre condividevano e anche interagivano con grande, insomma, trasporto, interesse, nonostante anche un anno di pandemia. Ci siamo trovati più volte, ecco, anche a distanza, a lavorare bene, ecco, su questo. Come vedete, l'università, interazione con l'associazione fondiaria, con la pianificazione professionista di Serco, naturalmente con l'azienda forestale e con le aziende
zootecniche e vitivinicole. Ecco, questo si è sviluppato in questi anni, questi 2 anni, diciamo, impegnativi, devo dire, perché poi questo poi verrà richiamato anche sicuramente da altri, ma che ci hanno dato delle grandi soddisfazioni alla fine. Per chiudere, ecco, quest'idea anche di innovazione del progetto va nella direzione, ve lo posso dire io, che sono proprio operativamente impegnato anche nella promozione di sviluppo, di promozione di figure come quelle del pastore oggi. Probabilmente c'è il pastore tradizionale di ruminanti, di piccoli ruminanti, ma ci sono anche i servipastori. Oggi possiamo parlare di servipastorizia, quindi una cosa molto particolare, molto nuova, diciamo, un'interazione positiva tra l'allevamento e la gestione forestale. Questo è un qualcosa che merita, diciamo, delle attenzioni, e anche nei confronti della regione per noi sarà molto importante, che ringraziamo naturalmente per quello che ci ha consentito di fare. Ecco, che questa azione anche tecnica, professionale, diciamo, anche di chi alleva o chi coltiva, ma che comunque sia in grado di arrivare a un'ottimizzazione delle risorse, a un effetto di massimizzazione di rendimento dei sistemi, ma anche dal punto di vista della qualità di questi luoghi, come boschi, pascoli, arborati. Quindi, e questo sarà possibile attraverso una corretta gestione. Noi abbiamo lavorato un po' a questo, adesso nei vari interventi che seguiranno ci saranno dei richiami alle tecniche che in qualche modo ci hanno consentito anche già di vedere dei buoni risultati di questi primi mesi. E quindi questa figura che noi promuoveremo anche per il futuro, che in molti territori collinari credo possano in qualche modo, della quale possono beneficiare per riprendere, insomma, una qualità degli ambienti di loro pertinenza. Bene, io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione. Ripasso la parola, mi tolgo la mia condivisione. Ok, grazie Luca. Grazie molto. Ok, a questo punto passiamo la parola a Giorgio Quaglio di SEACOP, che ci parla in generale dell'approccio alla pianificazione che abbiamo sviluppato in questo progetto, fino ad arrivare alla realizzazione di un piano silvopastorale, che era uno degli obiettivi proprio del progetto stesso. Quindi adesso Giorgio ti do la possibilità di essere relatore e condividere. Vedete? Vediamo te, sì, e non vediamo lo schermo. È un peccato. Perché mai? Devi fare condividi. Sì, condividi schermo. Ok, ci siamo. Okay. Perfetto, mettimi in modalità, perfetto. Ok, perfetto. Benissimo. Allora, veramente molto rapidamente, per lasciare poi spazio in conclusione a domande e interazioni, esordirò con l'enunciazione di alcune semplici regolette per l'individuazione dei siti di pascolamento. Dunque, in primo luogo, dunque cerco solo di chiudere perché non è perfetto. Allora, in primo luogo, un passaggio, se vogliamo, estremamente banale, ma come tutti sappiamo, nelle aree collinari molto complesso, problematico a causa della frammentazione, o per meglio dire della polverizzazione delle nostre superfici forestali, nella fascia collinare per l'appunto. Quindi si tratta in primo luogo di individuare delle superfici accorpate perché vedremo, sarà spiegato molto dettagliatamente più avanti, è poi indispensabile definire dei recinti per organizzare il pascolo attraverso una procedura corretta, pascolo turnato. E il riferimento che forniamo sulla base della nostra esperienza, sulla base dei dati di letteratura, come carico indicativo è quello di 1,5-2,5 capi adulti, capi grassi ad ettaro. Questo è da intendersi veramente in termini estremamente indicativi, perché poi in relazione a tutta una serie di variabili, la morfologia, la disponibilità di alimenti, la tipologia degli animali, e soprattutto le funzioni che vogliamo attribuire al pascolo,
questo carico può variare significativamente ed essere anche decisamente più consistente. Però il primo passaggio è individuare superfici. Il secondo passaggio, la viabilità. È indispensabile avere un'accessibilità ai siti di pascolo per la semplice ragione che bisogna portare gli animali, portarli via, portare quotidianamente le integrazioni alimentari, e ci sono innumerevoli ragioni per cui è indispensabile avere un'adeguata accessibilità ai siti di pascolamento, percorribile con mezzi agricoli. Quindi anche questo è un filtro non banale. Terzo punto assolutamente cruciale è la disponibilità di punti di approvvigionamento idrico. E questo, immaginando il nostro territorio, immaginando la situazione dei boschi, è un aspetto da curare con particolare attenzione. Certo, si può sopperire con interventi di carico cisterne, ma le cisterne, per essere caricate a loro volta, devono avere punti di approvvigionamento idrico sufficientemente vicini, perché distanze eccessive renderebbero l'impegno in termini di ore lavoro non sopportabile. Quindi questi sono i tre punti cruciali per partire. Poi bisogna evitare alcune situazioni. In primo luogo, evitare le superfici con frane attive ed eccessiva pendenza del terreno. Noi abbiamo individuato un limite massimo di 30 gradi, perché evidentemente il calpestamento può determinare incremento di fenomeni erosivi ed incrementare il rischio di movimenti franosi. Il caso che vedete qui nell'immagine è un sito del Rua Savoia, dove abbiamo individuato una situazione che era estremamente favorevole dal punto di vista delle potenzialità pascolive, ma come vedete in basso nell'immagine si è individuata una frana attiva, e quindi con grande rammarico abbiamo dovuto eliminare questa opzione. Un secondo punto, questo banale, però bisogna evitare la competizione alimentare tra maiale e uomo, in sostanza, quindi evitare accuratamente le aree tartufigene, sia quelle controllate sia quelle coltivate, sono agevolmente individuabili con informazioni che si possono reperire presso i comuni, e occorre evidentemente, per ragioni della salvaguardia delle formazioni forestali, evitare le zone con presenza di rinnovazione o specie vegetali di particolare rilievo sotto il profilo naturalistico. Poi occorre fare un po' di verifica sulla normativa, perché come sapete di norma il pascolo in bosco non è concesso, con alcune eccezioni che sono quelle che abbiamo qui elencato, che possono essere tra loro autonome o integrate. Il pascolo è concesso solo per interventi di ricultura, ad esempio, quando si effettuano solo interventi di ricultura, il riferimento per quanto riguarda il regolamento forestale della Regione Piemonte dell'articolo 16, oppure può essere effettuato su alcune categorie forestali, e qui il riferimento all'articolo 45 del regolamento forestale. Ad esempio, molto significativo il fatto che si possa effettuare il pascolo sulle boscaglie di invasione, che spesso regnano sovrane nelle nostre fasce collinari, oppure si può effettuare il pascolo in bosco a seguito della redazione di un piano silvopastorale. Anche qui il riferimento è l'articolo 45. Bisogna poi verificare l'esistenza anche di vincoli di altra natura, ad esempio i vincoli paesaggistici, cioè i vincoli che derivano dall'istituzione della presenza di aree protette o di siti della rete Natura 2000. E a seguito di questa analisi occorre capire se è necessario dotarsi di eventuali autorizzazioni. Ad esempio, per i siti della rete Natura 2000, noi un'area, questa che vediamo nell'immagine, il TSC del Bosco del Vai, è appunto un sito della rete Natura 2000, in queste situazioni è indispensabile verificare con gli enti di gestione la necessità di attivare la procedura della valutazione di incidenza. Detto tutto ciò,
individuato il sito e attivate le varie procedure, nel caso in cui si voglia attivare il piano silvopastorale si devono prestare alcune specifiche attenzioni. Nel caso nostro, nel caso specifico, alcuni dati rapidissimi: la superficie del territorio in gestione all'associazione fondiaria che si è considerato di prendere in esame per il progetto è costituito da 122 ettari, di cui circa 102 sono di bosco vero e proprio. Le superfici boscate sono distribuite in quattro diversi comuni e il patrimonio forestale è caratterizzato da questa grandissima variabilità sotto il profilo della distribuzione delle tipologie forestali, ma come vedete il 32% è costituito da boscaglie pioniere di invasione, quindi si conferma la predominanza di questo tipo forestale. Gli obiettivi di un piano silvopastorale sono quelli di adottare, costruire sistemi di gestione che siano in primo luogo sostenibili sotto il profilo ecosistemico. Bisogna considerare una priorità quella della salvaguardia degli equilibri ecosistemici e ovviamente anche sotto l'aspetto economico, sia per quanto concerne la gestione forestale sia per quanto riguarda l'allevamento. L'approccio innovativo correlato al progetto e alla modalità di gestione di queste situazioni che proponiamo consiste nel coniugare appunto l'adozione del pascolamento suino quale strumento di gestione selvicolturale, cioè praticamente il suino è il nostro decespugliatore, se vogliamo, ma questa attività primaria deve essere strettamente integrata con la produzione di carne di alta qualità. Per la redazione di un piano silvopastorale bisogna fare qualche sforzo in più rispetto ai piani forestali aziendali. In primo luogo bisogna adeguatamente classificare l'idoneità al pascolamento delle superfici, facendo un'indagine sulle disponibilità alimentari, in termini proprio di specie presenti, di altezza, densità e così via, capire se il luogo si presta a fornire alimenti adeguati ai nostri animali. E gli altri aspetti da prendere in considerazione sono esattamente quelli correlabili alle attenzioni che dicevo all'inizio per l'individuazione dei siti. Quindi bisogna verificare la presenza e la localizzazione delle frane attive, la localizzazione dei punti acqua, la presenza di tartufaie. Quindi questi elementi di indagine vanno a integrare quelli consueti di un piano forestale aziendale. Dai rilievi che abbiamo fatto nel corso del progetto, abbiamo individuato che su circa metà della superficie pianificata, 67 ettari per la precisione, sarà possibile intervenire con il pascolamento. Pascolamento inteso proprio come intervento di prima ripulitura delle superfici boscate e anche con adeguate potenzialità per quanto riguarda la fornitura di foraggi e di alimenti per gli animali per garantirne gli adeguati accrescimenti. Questa è una successione di immagini che per rendere conto in termini qualitativi di che cosa vuol dire l'effetto del pascolamento suino, una situazione prima e un intervento a seguito della ripulitura. Bisogna non trascurare il fatto che prima dell'immissione degli animali è praticamente sempre necessario qualche intervento specifico di preparazione. Da qui l'aspetto cruciale della figura del selvipastore, cioè deve essere un pastore che è in grado anche di effettuare alcuni piccoli interventi selvicolturali, perché ad esempio appunto per la collocazione delle recinzioni è indispensabile avere degli spazi adeguatamente liberi. In conclusione, rispetto a questi temi che ho affrontato, la pratica della ripulitura con il pascolamento suino si conferma essere una nuova possibilità di gestione dei boschi collinari, ma, un ma scritto in maiuscolo sottolineato, per una corretta gestione di questo intervento occorre adeguatamente pianificare tutte le diverse fasi del processo produttivo, perché ognuna di queste fasi, lo vedremo meglio in corso d'opera di questo convegno, tutte queste fasi presentano delle problematiche che devono essere adeguatamente pianificate sin dall'inizio. Per ora ho finito. Ok, grazie mille Giorgio. A questo punto
Passiamo la parola un'altra volta a Luca Battaglini, che entrerà invece nello specifico delle scelte genetiche, del benessere animale e alcuni aspetti produttivi dell'allevamento. Quindi Luca, ti do le credenziali da relatore. Ok. Solo una informazione di servizio, perché dai vari colleghi forestali iscritti all'ordine ho capito questo. Non è chiaro questo. Allora, bisogna, non basta l'iscrizione alla SIDAF per vedersi riconoscere i crediti formativi, ma bisogna anche iscriversi al link che ho più volte messo nella chat e che adesso rimetto nella chat, perché questo sostituisce il registro cartaceo. Quindi è necessario fare anche questa registrazione, perché l'ordine ci chiederà questa doppia verifica dell'effettiva presenza all'interno. Quindi in questo momento sto ripubblicando il link e chiedo a tutti coloro che vogliono il riconoscimento dei crediti di iscriversi su questo registro. Grazie. Ok, Luca, quando vuoi. Bene, grazie. Allora, siete, vedete lo schermo in modalità... Perfettamente. Stretta? Molto bene. Allora, scusate, qui ci stiamo rimpallando, sono di nuovo in scena, ma per dire qualcosa un po' più del mio ambito, del mio settore, che però, voglio dire, ha dialogato con grande interesse, anche molto, diciamo, produttivamente, anche con tutti i colleghi coinvolti in questo progetto. Quindi la parte più, più zootecnica, potremmo dire, la scelta del tipo di animale, questo animale come, diciamo, entra in relazione con questo ambiente in termini di comportamento e benessere, aspetti oggi molto, diciamo, riconosciuti, molto importanti per varie ricadute, e infine alcuni aspetti produttivi. Vi posso dire, allora, intanto questo progetto abbiamo lavorato in questi anni, in questi mesi, con diversi colleghi, il dottor Genovese, dottore di ricerca, che ha partecipato per alcuni mesi al progetto, la dottoressa Martina Zuccar, che è stata anche nostra borsista all'interno del progetto, Enrico Ferrero Versino, un nostro studente, tesista, dottore forestale, recentemente laureato, sì, e Paolo Cornaro, un mio collega ricercatore del Dipartimento. Ecco, questa immagine per dire che la storia dell'allevamento semibrado del suino ha delle origini molto antiche, si parla insomma di realtà che, insomma, se vogliamo partire da Omero possiamo anche farlo, ma pensando ai maiali dell'Odissea, ma però possiamo pensare più recentemente, per modo di dire, insomma, al Medioevo, e in un periodo storico molto importante, diciamo, molto, diciamo, un Medioevo con delle gravi situazioni legate a pandemie, malattie, eccetera, ma l'importanza dell'allevamento in quei secoli, intorno al nono, decimo, undicesimo secolo, in quei secoli era molto importante, diciamo, l'impiego di questi animali anche con queste modalità di allevamento. Un qualcosa che si è mantenuto, quindi il maiale nel bosco, insomma, il maiale al pascolo, e che si è mantenuto anche nei tempi più recenti in alcune regioni d'Europa, in particolare in Spagna, con la pratica montaniera, oppure in Inghilterra ancora ci sono delle espressioni in Nord Europa, ma restando in Italia, pensiamo all'elemento della cinta senese. Qui si richiama un po' il buon governo, l'espressione, diciamo, trecentesca di questo allevamento. Da qualche immagine si vede la battitura delle querce per le ghiande che venivano poi utilizzate dai suini. Quindi, ecco, possiamo dire che si parla di Medioevo, ma avevano già in qualche modo impiegato convenientemente queste risorse, che erano praticamente risorse molto preziose, perché il legno doveva essere, in qualche modo, era una produzione che doveva essere in buona relazione con le attività produttive dell'agricoltura e dell'allevamento. Il problema, la criticità principale che si incontra nelle nostre realtà è quella della scelta del tipo di animale, quindi la genetica, l'animale più idoneo per questo tipo di allevamento, che non è l'animale dell'ibrido commerciale
che si alleva, diciamo, per la produzione del prosciutto di Parma o del San Daniele, ma sono degli altri tipi di maiali. Infatti, nell'esperienza degli allevatori del progetto si utilizzano proprio questa genetica, diciamo, che appartiene a una antica, diciamo, espressione così del tipo di animale, del suino, che nell'ultimo decennio, dall'inizio dell'ultimo decennio del secolo scorso a oggi, insomma, c'è un recupero di queste razze, che sono razze prevalentemente nere. Noi vediamo anche a setole lunghe, sono animali che hanno una caratteristica morfologica da animale decisamente più idoneo al movimento anche su superfici pastorali, boschive, difficili, impegnative. Sono razze rustiche, resilienti, adatte alla vita all'aperto. Questo è molto importante, e quindi la scelta degli allevatori, in questo caso nell'azienda Parvadomus, la scelta del nero di Parma come tipo di animale, con i suoi incroci, razza locale che ha dimostrato di essere particolarmente idoneo per questo tipo di allevamento semibrado. Nel progetto abbiamo cercato di raccogliere informazioni sulle performance produttive di questi animali, molto difficile perché l'ambiente non è ideale, come può essere, non so, una stalla, un ricovero, diciamo, per suini convenzionali. Quindi raccogliere incrementi, misurare gli animali per ricavarne dei dati ponderali, stimati, ma comunque ci hanno consentito osservazioni fatte in vari momenti del periodo del pascolo di questi suini, insomma, cercando di arrivare a delle indicazioni, delle informazioni molto utili. L'aspetto più, che poi verrà richiamato anche nelle successive comunicazioni, l'aspetto gestionale, la necessità di disporre di recinzioni, è stato già detto, distribuzione delle integrazioni, punti di attrazione, punti acqua nei posti, nei luoghi giusti, l'interazione con i selvatici, eccetera, e le relazioni all'interno della mandria dei suini. In questo caso io riferimento lo faccio principalmente a Rivalba, all'azienda Parvadomus, perché il progetto comunque è interessato anche l'azienda di la Casaccia, in particolare nella zona, appunto, di comunque, insomma, nel territorio dell'azienda La Casaccia. Noi abbiamo però visto, qui riporterò alcuni dati che si riferiscono ai suini che sono stati controllati nel progetto Parvadomus, quindi nel contesto di Rivalba. Sono state fatte queste misurazioni. Ecco alcuni dati interessanti, perché noi sulla Casaccia, Cellamonte, noi non avevamo delle informazioni, forse da un lato così puntuali. Abbiamo avuto comunque qualche stima alla fine del progetto, ci è consentito di dire qualcosa, però invece nel contesto di Parvadomus, diciamo dell'azienda a Rivalba, abbiamo potuto vedere qualcosa sugli accrescimenti, sugli andamenti. Possiamo dire che gli animali sono entrati nel 2019 ad un'età piuttosto avanzata, intorno ai 10 mesi, per uscirne dopo circa 240 giorni a 160 kg dai 60 di partenza, quindi un 100 kg di accrescimento in questi 240 giorni. Non sono certo gli accrescimenti che si possono avere in aziende convenzionali, ma sono interessanti perché sono risultato, come potete vedere, ecco, di una serie di anche di gestioni, una gestione che ha consentito di controllare con una certa, in modo abbastanza ravvicinato, queste performance. Osserviamo che ci sono comunque delle perdite di peso nei primi mesi, poi c'è un recupero e poi sostanzialmente un livellamento. Ecco, qui possiamo dire che rispetto all'andamento della linea blu, di un accrescimento di un animale di azienda convenzionale, rispetto, ecco, alla linea rossa, quella di un'azienda come può essere l'azienda dell'animale al pascolo semibrado, vi sono delle differenze. Quindi noi dobbiamo prevedere, insomma, una situazione anche di irregolarità degli accrescimenti, che fa proprio parte della, potremmo dire, che della naturalità del sistema. Quindi con incrementi e decrementi, cioè non possiamo pensare a un maiale che cresce sempre, un animale che si deve adattare nel tempo. Tenete sempre conto che si tratta, nel caso dell'azienda di Rivalba, del bosco degli inglesi di Parvadomus, avevamo degli animali già metici di razza nero di Parma, quindi avevamo dei animali già predisposti. Nel caso dell'azienda
c'è la monte, avevamo degli animali meno, diciamo, meno indicati poi per questo tipo di gestione. Comunque gli accrescimenti potevano anche arrivare a circa 700 grammi al giorno in certe situazioni, comunque con oscillazioni molto varie. Ecco, diciamo che poi da un certo momento in avanti i decrementi cominciano a osservarsi e quello può essere il segnale per il quale noi dobbiamo ritirare gli animali e quindi procedere alla fase di produzione successiva. Questo fatto quindi di gestire gli animali con delle opportune pratiche, adozione di recinzioni, di questo ne parlerà sicuramente Davide Lovera più avanti. Qui abbiamo alcune informazioni relative ai costi e alle modalità di recinzione necessarie e il posizionamento. Abbiamo già detto queste cose. Aspetti gestionali relativi alla distribuzione degli alimenti, molto importante utilizzare posti sempre diversi per distribuire gli alimenti. Sotto forma di pellet, meglio che sfarinati, caratteristiche del mangime in funzione, quindi del tenore proteico in funzione dell'età, più proteici nell'animale più giovane e più energetici nell'animale più adulto, attenzione a come posizionare questi luoghi per la foraggiata, per evitare che ci conseguenze per il bosco e controllare lo stato sanitario degli animali. Questo è fondamentale. Gli animali devono essere animali sani, mantenersi sani. Devo dire che in queste condizioni è più facile questo che non in altri contesti, proprio perché l'animale vivendo in una dimensione dove può esprimere meglio la sua dimensione socio, diciamo anche, potremmo dire, specie specifica, cioè il suo comportamento, l'etologia. Ecco. Purché vengono rispettate certe esigenze come il riparo, la distribuzione dei punti acqua e punti alimentari, beh, devo dire che gli acquitrini come espressione anche per l'animale potersi in qualche modo dotare di fango per poter contrastare parassitosi o altro. Ecco, in questo caso noi abbiamo notato proprio che l'animale si ambienta molto bene in questi contesti. Dopo un primo periodo, diciamo, di difficoltà, ovviamente si può attendere, dopo l'animale comunque trova una dimensione anche proprio dell'ambiente utile per esprimere le sue performance al meglio. E poi c'è la questione per noi molto delicata dell'interazione con i selvatici, ma abbiamo notato che comunque, venendo impiegato animali maschi castrati, abbiamo, diciamo, in qualche modo contenuto, anzi, abbiamo evitato problematiche di interazione negativa con selvatici come i cinghiali o altri rischi. Questo è anche un aspetto tecnico interessante. Bisognerà poi approfondire perché non sono risposte definitive per tutti questi aspetti. Comunque, formazione di gerarchie naturali. Chiudo appunto con qualche indicazione su vantaggi e svantaggi, ma l'abbiamo già detto, vantaggi. È sostanzialmente il benessere, quindi un ridotto stress, una ridotta incidenza di malattie spiatoie, molto presente negli allevamenti intensivi, la qualità del prodotto. Questo non è stato misurato in questo progetto, ma potremmo dire che l'allevatore, trasformatore, poi se ne è accorto e quindi magari ci potrà dire qualche parola dopo. La percezione del prodotto nei confronti del consumatore. Il consumatore vede quell'animale vivere in quel modo, apprezza il prodotto anche con un'espressione, diciamo, se vogliamo, di riavvicinamento al prodotto d'origine animale, che è sicuramente molto interessante oggi, dato quello che è un po' il quadro generale, il contesto così socio-culturale di questo tipo di. Ecco, la percezione del prodotto di origine animale non è delle migliori. Ecco, e poi gli svantaggi, abbiamo già ricordato i rischi, errori di gestione che possono riflettersi sulla qualità del bosco o sulla qualità della vita dell'animale. Quindi gli obiettivi, raggiungere accrescimenti compatibili col tipo di animale, col tipo di risorse ovviamente, ma in tempi accettabili per l'allevatore, ridurre le integrazioni, questo sarà ancora un obiettivo di approfondimenti prossimi, comunque l'idea è quella di ridurre quanto possibile utilizzando anche foraggi coltivati a parte, diciamo, per migliorare, diciamo, la disponibilità di risorsa no, a disposizione dell'animale, quindi limitando il consumo di mangime, che rappresenta un costo elevato della gestione, e infine ridurre la componente invasiva del sottobosco, tenendo conto che proprio uno degli obiettivi del progetto è proprio quello di contenere un certo tipo di invasione del bosco e anche un certo tipo di piante che rappresentano un ambiente ideale per lo sviluppo di certi gli insetti che possono creare problemi
alle colture. Recinzioni importanti, spostamento e punti di attenzione, beh, abbiamo già ricordato questo, e l'importanza quindi dell'attenzione alla vita dell'animale, alla qualità della vita dell'animale per avere dei buoni risultati, ma avere degli animali che sono di partenza gli animali giusti per questo tipo di progettualità, di questo tipo di impostazione di allevamento. Quindi questo è alla base di tutto. Bene, io vi ringrazio per la vostra attenzione e passo di nuovo la palla a Roberto. Grazie mille Luca. A questo punto passiamo a Davide Lovera, che è il gestore e l'allevatore dell'azienda Parva Domus, partner fondamentale in questo progetto perché lui ha l'esperienza diretta dell'allevamento in bosco dei maiali e che appunto ci illustrerà in dettaglio la problematica dell'allestimento dei recinti, della tipologia dei recinti, l'organizzazione dei punti acqua e la gestione vera e propria del pascolo. Quindi Davide, adesso ti rendo relatore, ok, e puoi condividere la presentazione. Attiva il microfono. Si sente adesso? Mi si sente? Ti si sente benissimo. Allora. Ok. Ok. In modalità riproduzione, perfetto. Va bene. Buonasera a tutti. Vengo a presentare gli aspetti più pratici del progetto, cioè di fatto come abbiamo costruito i recinti, come abbiamo allestito i punti acqua e come abbiamo gestito il pascolo. Occorre precisare, come è già stato detto, che le indicazioni, le descrizioni che io darò fanno riferimento a quello che abbiamo effettivamente realizzato. Quindi sono generalizzabili fino a un certo punto perché la costruzione dei recinti e la distribuzione, insomma la gestione del pascolo dipendono e devono essere modulati a seconda del terreno, come è stato detto, della disponibilità della vegetazione e anche del clima. Quindi io verrò a descrivere quello che noi abbiamo nei fatti realizzato nei siti di Rivalba e principalmente Casal Borgone. Le caratteristiche dei recinti che abbiamo allestito sono, si estendevano su appezzamenti intorno ai 15-20 ettari, il numero di maiali che veniva inserito all'interno di ciascun recinto oscillava tra i 20 e i 30 capi. E poi l'aspetto fondamentale è che i recinti vanno divisi in sottorecinti adiacenti tra loro. Questo per consentire di spostare i maiali da un recinto all'altro nel momento in cui ogni singola zona è stata sufficientemente sfruttata. Questa è la chiave di volta per evitare l'eccessivo consumo del suolo o il problema di rovinare le specie arboree esistenti. Nella costruzione poi pratica del recinto, il criterio della linearità è quello che ci ha guidato, nel senso che occorre costruire dei recinti che abbiano meno angoli stretti possibili. Questo perché gli angoli indeboliscono il recinto stesso. Quindi occorre anche magari aprirsi dei passaggi in posti più complicati proprio per riuscire ad avere delle figure geometriche il più possibile regolari. Passando alla scelta dei materiali per l'allestimento dei recinti, si può vedere che non servono molte cose. Il vero costo di questo tipo di allevamento semibrado è in realtà determinato dalla gestione, che richiede una manodopera estremamente specializzata ed è oneroso anche per i tempi che si devono dedicare all'allevamento. I materiali sono qui elencati sinteticamente, vengo poi a descriverli mostrando delle immagini. Il cuore dell'allevamento semibrado è il generatore elettrico, che deve essere di ottima qualità sia per contenere gli animali in sicurezza
e sia per evitare che si introducano selvatici. Quindi su questo non bisogna senz'altro risparmiare per avere i migliori risultati. Per quanto riguarda l'allestimento poi della recinzione, noi abbiamo usato dei paletti in fibra di vetro. Abbiamo scelto questi perché sono molto robusti e perché non conducono la corrente elettrica. Quindi nel caso il filo vada a toccare il paletto, non si scarica la corrente a terra. Anche questi sono abbastanza cari, però è una spesa che va fatta soprattutto quando ci sono recinti di queste dimensioni. Per quanto riguarda invece gli isolatori, abbiamo usato dei normali isolatori che si trovano in commercio e che servono o da essere infilati nei paletti o avvitati agli alberi, che devono costituire supporto perché servono appunto per esempio negli angoli oppure a irrobustire i recinti. I cavi conduttori devono anch'essi essere molto robusti, nel senso che non si possono usare fasce come si trovano e come vengono usate ad esempio per i bovini, perché gli suini li buttano giù e li strappano molto facilmente. Per questo abbiamo usato questo tipo di cavo d'acciaio intrecciato che vedete nell'immagine. I ripari, infine, anche questi ci guida sempre il criterio della snellezza e della possibilità di facile movimentazioni. Sono delle casette in vetro resina che possono essere movimentate con un trattore e che possono quindi essere spostate da un sottorecinto all'altro. Al punto della distribuzione del mangime e dell'acqua. Qui ci sono diverse possibilità di scelta e noi nel tempo abbiamo anche cambiato e provato diversi sistemi. Mangiatoi e sì no, perché? Perché la necessità di far sì che i maiali si muovano all'interno del recinto in modo vario, senza creare eccessivi percorsi e camminamenti che vanno a usurare il suolo, ci porta a dover distribuire il mangime in più punti, in punti anche molto diversi e lontani tra loro. Le mangiatoie, essendo pesanti, non consentono questa rapida movimentazione. Per questo noi abbiamo optato, salvo per i mesi invernali o comunque quelli dove piove di più, dove il mangime andrebbe sprecato, abbiamo optato per la distribuzione a terra di mangime in pellet. L'alternativa che andremo a provare nei prossimi mesi è quello dei semi bagnati germinabili, che costituiscono un alimento ancora più naturale e probabilmente consentono anche di contenere i costi per il mangime. L'alternativa poi per le abbeverate è quello di usare delle cisterne d'acqua, come vedete nella foto, oppure attaccarsi direttamente all'acquedotto. Noi avevamo iniziato attaccandoci direttamente all'acquedotto, ma poi abbiamo avuto diversi problemi per il fatto che molto spesso i tubi si rompono e quindi con un grande spreco di acqua abbiamo deciso di rinunciare e per lo più adesso usiamo le cisterne d'acqua che vengono approvvigionate a punti vicino di attacco dell'acquedotto e consentono, con quel tubo che si intravede nella foto, di spostare i punti di abbeverata. Anche questo ha lo scopo di non rovinare eccessivamente il terreno, non creare eccessivi sentieramenti e anche evitare quelle buche che poi rendono difficoltoso anche l'abbeverata per gli animali. L'ultimo punto è quello del problema del gelo, che per fortuna negli ultimi anni è diventato sempre meno rilevante. Noi lo abbiamo affrontato molto semplicemente usando un cannello per sciogliere il ghiaccio che si forma nei ciuccetti e poi copriamo i tubi con della terra o con dei teli. L'alternativa potrebbe essere quella dell'abbeveratoio che vedete sulla destra in basso, e che è un abbeveratoio che impedisce il congelamento dell'acqua. Tuttavia sono abbeveratoi anche molto costosi. Vengo infine alla gestione del pascolo. Il criterio che ci ha guidato ovviamente è quello del consumo del suolo, cioè di evitare l'erosione del suolo. Per questo, come ho detto prima, la chiave di volta è la suddivisione dei recinti in sottorecinti
per permettere lo spostamento degli animali al momento giusto, nel momento in cui si vede che il terreno è stato troppo usurato. È importante anche prevedere, soprattutto nei casi più delicati come nel parco di Rivalba, di poter avere dei periodi di vuoto in cui i recinti vengono lasciati vuoto e a riposo per poi poter rimettere gli animali in un secondo tempo. La gestione del pascolo fondamentalmente si è concentrata appunto sulla distribuzione mirata del mangime e sulla movimentazione dei punti acqua. La distribuzione mirata del mangime consente non solo di evitare l'eccessiva erosione, ma consente di eliminare le infestanti laddove sono particolarmente concentrate, come vedete nell'immagine qua, dove appunto il cibo è stato distribuito, l'immagine è stata scattata oggi, è stato distribuito in un vero e proprio roveto. Nel giro di pochi giorni gli animali, andando alla ricerca del mangime e poi spostando le radici col muso, ripuliscono completamente il terreno. Vengono proprio effettivamente, come è stato detto, usato come decespugliatori anche in terreni molto poco accessibili per noi. Ho finito la mia breve sintetica presentazione, poi nel manuale che verrà pubblicato e penso messo a disposizione sul sito della Regione Piemonte, sarà possibile approfondire tutti questi argomenti. Ci tengo a concludere con un ringraziamento innanzitutto a tutte le persone che hanno collaborato al progetto, perché mi hanno dato la possibilità di fare un'esperienza che io definisco straordinaria. E poi il ringraziamento per niente scontato alle amministrazioni comunali e ai sindaci dei comuni di Cavagnolo, Lauriano, Casal Borgone e Rivalba, dove noi abbiamo i nostri allevamenti, e anche all'ASL di Chivasso. E grazie alle amministrazioni che noi siamo riusciti a realizzare il progetto, e quindi io spero che nel futuro sempre più amministrazioni capiscano qual è l'importanza e qual è il loro ruolo che si possono giocare nel promuovere economie alternative e che guardano al futuro, come riteniamo insomma di cercare di aver fatto finora. Grazie. Grazie mille Davide, estremamente chiaro. E a questo punto passiamo la parola a Ginevra Nota, che rappresenta il gruppo di lavoro di SAFA, che ha seguito la parte relativa ai monitoraggi, quindi pre e post inserimento degli animali. Ginevra, ti do la possibilità di condividere. Grazie. Ok, vediamo se... Ok, adesso dovrei riuscirci. Vediamo se. Okay. Perfetto. Adesso vedete bene? Esatto, sì, metti in modalità presentazione e ci siamo. Grazie. Ma vedete anche il riquadro questo qua del... Vediamo la presentazione a pieno schermo, quindi va benissimo. Ah, ok, allora vado bene così. Allora, buonasera a tutti, e appunto io vi parlerò dei monitoraggi che come DISAF abbiamo effettuato per studiare le preferenze alimentari dei cibi in bosco e valutare anche gli effetti sulla componente forestale. L'obiettivo che ci siamo posti è stato quello di valutare appunto gli effetti del trasformamento sulle specie erbacee e legnose che troviamo nel sottobosco. Ricordiamo che queste informazioni sono molto scarse, perché essendo il pascolamento brado, semibrado, fino una realtà molto poco diffusa, di conseguenza anche le conoscenze sul comportamento alimentare sono molto scarse. Quindi abbiamo cercato di affrontare questa tematica per rispondere poi in generale a quelli che sono gli obiettivi del progetto. Quindi sicuramente valutare le potenzialità del pascolamento per contrastare specie indesiderate del sottobosco, in generale per fare un'operazione di ripulitura, come hanno già ricordato nelle presentazioni precedenti. Pensiamo ad esempio ai rovi, che in molte situazioni possono rappresentare una problematica di accessibilità in bosco. In secondo luogo anche l'obiettivo di contrastare alcune specie esotiche, come ad esempio vite americane o robinia pseudacacia, che possiamo trovare in questi ambienti.
E infine abbiamo anche valutato l'impatto sulla rinnovazione di alcune specie forestali in seguito a interventi di taglio selvicolturale. Quindi per rispondere a queste domande abbiamo adottato due metodologie nell'ambito di due monitoraggi. Allora, il primo monitoraggio ha riguardato in maniera specifica le preferenze alimentari dei suini, quindi con l'obiettivo di rispondere alle domande quali sono le specie vegetali che i suini consumano, quali sono invece quelle che rifiutano completamente e via dicendo. Per fare questo abbiamo adottato una metodologia che consiste in osservazioni visive dirette, quindi in osservazione in campo del consumo da parte dei suini della vegetazione verde epigea, erbacea e legnosa presente nel sottobosco. In questa vignetta molto velocemente ho cercato di rappresentare un po' la procedura, quindi in sostanza il rilevatore seleziona un soggetto, un animale, e osserva il suo comportamento a intervalli regolari di tempo, nel nostro caso ogni 3 minuti, e per un periodo di osservazione di 30 secondi. Se in questi 30 secondi l'animale sta mangiando, allora si vanno ad annotare le specie o la specie consumata e poi anche tutte le specie presenti nell'intorno del muso dell'animale, che rappresentano la nostra disponibilità, diciamo, foraggera in quel momento. E quindi sulla base di questi dati è possibile calcolare un indice di preferenza per ciascuna specie rilevata che ci ha permesso di suddividere quindi le specie vegetali in 3 categorie, quelle molto consumate, quelle consumate in maniera intermedia, diciamo, e poi quelle rifiutate, quindi quelle praticamente totalmente evitate. Il secondo monitoraggio invece ha riguardato in maniera specifica gli effetti del pascolamento sui giovani polloni di alcune specie forestali in seguito a intervento selvicolturale di taglio. Quindi in questo caso si è andato a monitorare i polloni di queste ceppaie e si è andato a valutare i danni da brucamento su questi polloni e lo sviluppo in altezza nel corso del tempo, quindi in particolare in 7 date. Anche in questo caso i dati raccolti ci hanno permesso di distinguere le specie in 3 categorie, quindi quelle molto consumate, quelle consumate sì, ma in maniera intermedia, e poi quelle invece rifiutate, cioè quelle per cui i danni da brucamento sono stati molto, molto minimi. Quindi passo ai risultati. Allora, questi sono i risultati del primo monitoraggio, quindi sulle preferenze alimentari, e vediamo che queste 4 specie sono quelle che sono risultate essere maggiormente consumate: robinia, nocciolo, rovo, edera. E in particolare sottolineo che per la robinia in questo caso parliamo di foglie adulte. Questo è importante perché diciamo, è un aspetto che ci servirà anche per commentare dati che vi presenterò successivamente. Quindi, per quanto riguarda le foglie adulte, quindi le fronde mature, la robinia è risultata essere molto appetita e anche appunto le altre specie in elenco. Qualche immagine veloce sui rovi, diciamo per il motivo che i rovi, come detto, rappresentano una problematica per la fruibilità, l'accessibilità in bosco. Vedete in questo caso qualche immagine di aree invase, diciamo, coperte da rovi che sono state molto ben ripulite dall'azione dei maiali. Come vedete, ad esempio, la zona sulla destra era un'area completamente invasa da rovi che poi, tramite l'azione di consumo, calpestamento, eccetera, utilizzazione, è stata molto ben ripulita. Poi, invece, la categoria dell'intermedia, quindi specie consumate, sì, ma in maniera un po' minore rispetto al gruppo precedente, troviamo le viti americane, quindi specie esotiche, poi gli aceri, castagno, ciliegio, clematide di talba, cornus sanguinea, olmo campestre e sambuco. Anche qui mi soffermo soltanto con queste immagini sulle viti americane, che appunto di cui parlerà in maniera più approfondita il relatore in seguito a me. E vedete da questa immagine direttamente che effettivamente le viti americane sono molto appetite, quindi i maiali ne consumano le foglie, ma successivamente anche i tralci verdi abbiamo osservato che vengono consumati. Quindi questo è sicuramente un risultato positivo per quanto riguarda il contenimento di questa specie. Poi l'ultima categoria, specie rifiutate, tra queste troviamo sia alcune specie erbacee, come ad esempio la spodela o la perdinca,
che sono specie anche di interesse naturalistico in questi boschi. E poi troviamo alcune specie legnose come ad esempio l'orniello, quindi Praxinthornis, e poi anche tutte le querce, le tre specie di querce che abbiamo ritrovato in questi siti. Passo invece ai risultati riguardo ai danni sui giovani polloni in seguito a taglio delle piante. E queste sono le 7 specie su cui sono stati effettuati i monitoraggi per un totale di 93 ceppaie. E quindi passando ai risultati, vediamo che quelle su cui sono stati osservati il maggior numero di danni da brucamento sono castagno, nocciolo e olmo campestre. Quelle consumate in maniera intermedia, diciamo, sono prassino e ciliegio. E infine le specie invece rifiutate, quindi quelle su cui i danni da brucamento sono stati veramente ridotti, sono orniello e robinia. Quindi orniello, diciamo, è in linea con i risultati precedenti e si conferma una specie proprio non appetita, mentre la robinia, vedete che in questo caso abbiamo un risultato diverso rispetto a quello precedente, però prima si trattava di fronde mature, in questo caso invece si tratta di tessuti giovani polloni. Quindi quello che possiamo dedurre, quello che interpretiamo da questi risultati è che probabilmente i tessuti giovani abbiano evidentemente un contenuto di sostanze deterrenti, anche tossiche, maggiore rispetto alle foglie e che ne riduce moltissimo la loro appetibilità. Quindi questo è un risultato interessante da tenere in considerazione. Quindi giungo alle conclusioni. Quello che possiamo trarre da questi monitoraggi sicuramente è che il pascolamento suino è risultato essere uno strumento efficace per incrementare l'accessibilità in bosco, che era sicuramente uno degli obiettivi che il progetto si poneva. Pensiamo ad esempio a quelle immagini dei rovi. In secondo luogo ha dimostrato anche un buon potenziale per il contenimento delle specie esotiche. E infine, per quanto riguarda eventuali danni da sfregamento, scorpecciamento sulle specie arboree, Abbiamo osservato in campo veramente pochi danni ridotti e questo va sicuramente a collegarsi alla buona gestione del pascolo di cui parlava Davide precedentemente, quindi turnazione dei recinti, turnazione dei punti acqua, dei punti di distribuzione del mangime, in modo da evitare un sovraccarico, una sovrautilizzazione. Con questo ho finito, vi ringrazio. Molte grazie Ginevra, sei stata molto molto chiara. E passiamo a questo punto a Giovanni Rava, che ci parla del pascolo suino per il contenimento della fluorescenza dorata. E Giovanni è praticamente il nostro anello di congiunzione tra il bosco e il vino buono, quindi passo la parola a lui, ti rendo relatore Giovanni, dovresti riuscire a condividere. Qua. Ci sei? Ti vediamo? Eccoli, sei in condivisione. Ok, presentazione. Perfetto. Grazie Roberta. Io sono Giovanni Rava, ho un'azienda vitivinicola nel Monferrato e l'interesse nostro e la partecipazione alla nostra a questo progetto è stata proprio conseguente del territorio in cui siamo. Il Monferrato è un'area che ha una storia vitivinicola molto lunga e antica. Già nell'Ottocento era una delle zone con la maggior superficie vitata del Piemonte e questo ha portato ad avere dei problemi però che adesso andiamo a vedere. Noi abbiamo praticamente un problema che è quello di una malattia che è la fluorescenza dorata, che è causata da un fitoplasma
e ha un vettore che è una cicalina che si chiama Scaphoideus titanus. Allora, cosa succede? Questo sulla vite americana non crea nessun problema, nel senso che sia la malattia che il vettore convivono tranquillamente. Nel momento in cui è stata introdotta sia la malattia che il vettore in Europa e in Italia successivamente, si è evidenziato che la vite europea sviluppava dei sintomi inizialmente molto appariscenti, ma anche gravi, nel senso che portavano alla fine alla morte della pianta. E ci si è quindi resi conto che l'unico modo per fermare, non essendoci una cura per la malattia, era fermare il contagio e quindi eliminare le piante malate, ma soprattutto eliminare l'insetto vettore, quello che trasmette la malattia. Questo utilizzando degli insetticidi di varia natura, chimici in alcuni casi, naturali nel caso delle aziende biologiche, come siamo noi. Questo ha dato dei risultati buoni in certe aree. La malattia era presente in Italia, è entrata dal Veneto, poi è arrivata in Lombardia e infine in Piemonte. In altre zone il problema si è risolto abbastanza bene nell'arco di alcuni anni. Qui da noi la cosa ha continuato a essere molto critica. E andando a analizzare la differenza, cercando di capire come mai qui da noi la malattia non regrediva, ci si è resi conto che avevamo un problema, che era la vite americana presente nei boschi. Perché? Perché tutta questa grande superficie di vigneto dei secoli precedenti, diciamo, era stata pian piano abbandonata, si era persa. Infatti in questo momento non è una delle zone con maggiore superficie vitata di Monferrato, ma abbandonando certe aree il bosco aveva preso piede, rimanendo però la vite americana all'interno del bosco, nel senso che la vite riesce a ricacciare dalle radici e svilupparsi poi salendo sugli alberi. E la conseguenza di questo è che, essendo questi boschi tutti intorno ai vigneti, noi abbiamo un serbatoio di malattia all'interno del bosco e una successiva reinfestazione del vigneto da insetti già portatori di malattia. E quindi ci si è resi conto che l'unico modo per riuscire a contrastare questa reinfestazione continua proprio del vigneto era quella di ripulire il bosco, cosa difficilissima con mezzi manuali, estremamente faticosa, onerosa, impossibile con mezzi meccanici perché i boschi sono stati, cioè sono diventati boschi. Perché erano le aree più scomode, più difficili, più lontane, ma soprattutto più ripide e difficilmente raggiungibili. E quindi tutta spontaneo a cercare un'altra soluzione, una soluzione alternativa, proprio con l'utilizzo dei maiali. Questo è stato spiegato prima, ha dato dei buoni risultati, nel senso che abbiamo effettuato, io posso adesso non ridico tutto, ma spiego le piccole differenze delle due aree, l'area di Cavagnolo e l'area di Centamonte del Monferrato. Noi abbiamo dovuto fare dei recinti con dei carichi maggiori,
e si è andati poi a, una volta effettuata la pulizia del borgo, quindi è stato possibile accedere, siamo riusciti ad andare a cercare i tralci di vite selvatica presenti, mapparli, tagliarli alla base in modo da eliminarli, diciamo, ma poi andare a ritornare a vedere sui tagli che avevamo effettuato il ricaccio, facendo un successivo passaggio degli animali dopo che era stato effettuato questo taglio. E effettivamente abbiamo potuto verificare quello che già avete visto, che la foglia della vite e anche il calcio sono molto appetiti. Lo scortecciamento viene, ma in presenza di carichi molto elevati e con permanenza più lunga. Quindi è una cosa che può essere efficace, ma non in tutte le condizioni. E invece è molto più efficace il successivo pascolamento sui ricacci, perché a quel punto noi abbiamo una vegetazione giovane a livello di terra, mentre senza aver effettuato il taglio, gran parte della vegetazione è in zone molto elevate dove gli animali non riescono ad arrivare. Si sono evidenziate chiaramente delle problematiche. La principale è stata quella di rendersi conto che non era sufficiente un intervento in un'area limitata, ma che per vedere un risultato all'interno dei pineti era necessario che l'area interessata fosse molto ampia. E nella nostra zona questo è molto difficile proprio per la frammentazione. E quindi abbiamo dovuto cercare di trovare una maniera di coinvolgere i proprietari dei terreni, ed è nata così l'associazione fondiaria a Sfodelo, un po' e sull'esempio della Cornalin, che è stata la nostra guida, diciamo. Ecco, quello che ci siamo resi conto è che un'altra problematica era il punto di vista economico, nel senso che in questo modo si creava un tipo di allevamento ecosostenibile che dava sicuramente dei risultati, ma bisognava vedere se era sostenibile anche economicamente. E abbiamo capito che il mercato è effettivamente interessato alla valorizzazione dei prodotti locali, di qualità, e che quindi era una strada sicuramente che dava dei buoni risultati. E si è evidenziato però la necessità di identificare il prodotto, anche perché il trasformato è molto potente sul nostro territorio e quindi era necessario distinguere qual era il salame allevato di animali nel bosco da tutto il resto. È venuta fuori poi un'altra idea, diciamo un'altra opportunità che è ancora tutta da approfondire, che è quello di utilizzare l'allevamento come servizio, cioè come possibilità di offrire alle aziende vitivinicole un servizio di ripulizia del bosco, dalle viti dei boschi che circondano. E questo fa parte delle attività che andranno ancora. Grazie. Grazie mille Giovanni. Passerei a questo punto un'altra volta la parola a Giorgio Quaglio, che invece ci illustra alcune considerazioni relative agli aspetti economici, anche se questi non erano presenti con ricerche e studi dettagliati all'interno di questo progetto, anche se parallelamente sono state sviluppate delle tesi di economia
e servizi ecosistemici. Quindi ti passo la possibilità di essere relatore. Ecco. Ok, Giorgio, se vuoi condividere lo schermo. No, Luca Battaglini non ha preso. Ok, dovresti esserci tu come ci sono. Relatore, Giorgio. Ci sono? Sì, ci sei. Puoi provare a condividere lo schermo? Sì. Ok, adesso ti vediamo in primo piano. Adesso stai condividendo. Benissimo. Ecco. Perfetto. Perfetto. Ti vediamo bene. Veramente in modo molto rapido, molto sintetico, due cose sugli aspetti economici, sui servizi ecosistemici, cui ha già fatto cenno chi mi ha preceduto. Ecco qui. Allora, le cose che vedremo adesso sugli aspetti economici, che sono puramente qualitative, sono delle elaborazioni che partono dalla tesi di Giovanni Bausano, che è stata, come vedete, specificatamente dedicata ad analizzare da vicino questo progetto, tesi effettuata per il corso di laurea in economia dell'ambiente dell'Università di Torino. Allora, dicevo, dati puramente qualitativi che però a mio avviso dicono delle cose importanti. Quindi, in primo luogo, l'incidenza percentuale sui costi totali. Il riferimento qui, come vedete dal titolo, è parte da un bilancio consuntivo di un'azienda che ha 140 capi in allevamento e che è in grado di produrre 80 capi grassi vendibili all'anno. Allora, l'incidenza percentuale complessiva sui costi, 60% di spese varie, cioè acquisti di fattori produttivi di servizi specificatamente dedicati all'attività di allevamento. Quindi una quota consistente, a cui si affianca un 30% circa di salari effettivi, perché come è già stato detto, la manodopera pesa significativamente per tutte le attività che quotidianamente devono essere svolte, in particolare per l'alimentazione. Ma l'aspetto più interessante è quello che segue. Abbiamo detto 60% di spese varie, ma come sono composte queste spese varie? Come vedete, ben il 72% è costituito dal mangime composto integrato che deve essere fornito nelle varie fasi dell'allevamento. Quindi, per quanto riguarda i nostri contesti collinari, bisogna comprendere che il bosco fornisce soltanto una quota dell'alimento e allo stato attuale, quali modalità di conduzione, la voce per garantire la copertura dei fabbisogni è una voce decisamente significativa. C'è un 22% che sono servizi, servizi veterinari e altri servizi collaterali che sono funzionali al processo produttivo. Sottolineo questo aspetto del mangime ancora una volta, dicendo che quindi, tirando le somme, sui costi complessivi totali il mangime incide attualmente fino al 40-45%. Quindi questo è un aspetto da affrontare e risolvere. Questo tema si traduce anche nella valutazione del reddito netto. Se infatti noi facciamo riferimento alla classica formula che determina il reddito netto, cioè la produzione lorda vendibile, meno spese varie, quote, imposte, salari, canoni d'affitto, e se per la produzione lorda vendibile si fa riferimento ai prezzi dello stino del mercato della carne suina, emerge questa situazione, cioè un reddito netto che è significativamente negativo. È inutile qui addentrarci nei numeri assoluti, ma quello che ci interessa è capire le dinamiche nella loro complessità. Allora, le considerazioni che si possono fare molto semplicemente sono queste: che in un processo produttivo come questo, per la vendita della carne, è indispensabile fare riferimento a segmenti di mercato che siano in grado di valorizzare la qualità del prodotto.
Quindi si ritorna un po' a quello che dicevo nel primo intervento, la necessità di ovvero la necessità di pianificare questa tipologia di allevamento in tutte le sue fasi e prendere in considerazione sin dall'inizio la fase commerciale come una fase cruciale. Se noi non abbiamo sbocchi di mercato che ci permettano di valorizzare un prodotto che è sicuramente dal punto di vista qualitativo un'altra cosa rispetto al prodotto standard, se non riusciamo a individuare questo segmento di mercato, siamo malmessi. Poi occorre fare tutti gli sforzi possibili per contenere i costi per l'acquisto di mangimi e Davide di Parvadomus ha già fatto riferimento a questo tema, immaginando ad esempio la soluzione dell'utilizzo di semi bagnati e deve essere anche seriamente presa in considerazione la remunerazione dei servizi ecosistemici erogati. Questo mi permette di passare rapidissimamente al tema dei servizi ecosistemici. Il riferimento qui è al CICES, cioè la classificazione internazionale utilizzata normalmente nell'Unione Europea per i servizi ecosistemici. Questa classificazione individua una novantina di diversi tipi di servizi ecosistemici che possono essere erogati. Tipicamente i servizi ecosistemici vengono suddivisi in tre macro categorie di servizi di produzione o di approvvigionamento, che dir si voglia, di regolazione e servizi culturali. Per quanto riguarda i servizi ecosistemici di produzione, i nostri simpatici suini al pascolo ovviamente ci danno l'opportunità di ottenere questi servizi, la produzione di alimenti, direttamente connesso all'allevamento, la produzione di materiale da opera nell'ambito del tema rivitalizzazione dei boschi, e la produzione di biomasse ad uso energetico. Nel caso dei servizi ecosistemici di produzione, noi abbiamo modo di valutare direttamente attraverso analisi di mercato il valore economico dei servizi prodotti. La cosa si fa più complicata con i servizi di regolazione che tuttavia sono importantissimi. Il pascolo suino in bosco permette di ottenere una efficace protezione degli incendi, banalmente con la riduzione consistente della biomassa bruciabile, di conservare habitat e genotipi. Qui la cosa è interessante perché da una parte l'allevamento, tendendo ad utilizzare razze autoctone con rischio di estinzione, di riduzione consistente dei capi, svolge un ruolo significativo nella conservazione dei genotipi, al tempo stesso il pascolo, riaprendo delle radure all'interno di formazioni boschive, spesso di boscaglie dense, fa sì che l'ecomosaico si arricchisca, si diventi più complesso, più articolato e quindi si aprano spazi al ritorno di habitat di particolare interesse. Controllo di specie invasive, l'abbiamo ampiamente detto. Controllo di patologie a carico di specie coltivate, anche questo sottolineato in particolare sul tema della flavescenza, e anche la regolazione climatica, perché attraverso la rivitalizzazione dei boschi possiamo ottenere delle formazioni che hanno una maggiore efficienza nell'assorbimento dell'anidride carbonica. Quindi, come vedete, cinque servizi ecosistemici di grande rilievo nel contesto che stiamo vivendo, anche nel contesto storico in cui tutti questi sono problemi seri che quotidianamente ci assillano. I servizi ecosistemici culturali, questi sono quelli più evanescenti da una parte perché più difficili da valutare sotto il profilo economico, ma altrettanto importanti invece per restituire vita alle nostre colline boscate. Incremento dell'attrattività per attività turistico-ricreativa. Più che incremento di attrattività, spesso si tratta di restituire minimo di funzione da questo punto di vista, dal punto di vista turistico-ricreativo, perché questi boschi, come avete visto da qualche immagine, sono del tutto impraticabili. E quindi riportare la percorribilità di questi boschi è cruciale. L'incremento della qualità del paesaggio è anche incremento delle caratteristiche di identità culturale, che come vedete è
uno specifico servizio ecosistemico riconosciuto dalla classificazione europea e per le comunità locali rivedere i boschi gestiti, i boschi in qualche modo ripuliti, contribuisce a riacquisire un patrimonio identitario non indifferente. Tirando le somme, possiamo dire in questo caso che il pagamento dei servizi ecosistemici costituirebbe una giusta remunerazione per gli innumerevoli benefici che i territori in cui questa pratica inizia ad affermarsi verrebbero appunto decisamente forniti sotto questi diversi profili. Quindi in questo caso si tratterebbe di un pagamento di servizi ecosistemici significativo, rilevante e misurabile agevolmente perché restituirebbe vita e funzionalità alle nostre colline. Questo è tutto, cercate di essere molto rapido per lasciare spazio ad eventuali quesiti e discussioni e quindi chiudo qui il mio rapidissimo intervento. Allora, grazie mille Giorgio. A questo punto passiamo all'ultimo intervento da parte di due rappresentanti dell'associazione Cornalin, il capofila del progetto, quindi un ruolo importante e in particolare quindi do la parola a Matilde Casa e a Martino Noce che sono appunto fondatori di questa associazione e gestiscono questa associazione fondiaria di proprietà pubblica e privata che sono stati appunto i nostri coordinatori di progetto. Quindi Matilde, puoi attivare in autonomia il microfono e il video. Chiedo a Giorgio di togliere il suo video. Comunque ti metto come relatore, Matilde. Giorgio, se puoi spegnere il tuo video. Dovrebbe essere spento? No, ti vediamo ancora. Aspetta. Scusa. Ok, perfetto. Adesso abbiamo Matilde. No, torniamo a vedere te. Matilde. Matilde parla pure, così entri in primo piano. C'è. Buonasera. Ok. Se vuoi parlarci del ruolo della sezione fondiaria negli sviluppi in seguito al nostro progetto. Allora, io sono molto, molto contenta di partecipare a questo seminario e alla parte finale di questo seminario perché, come molti di voi sanno, Roberta soprattutto, ma anche molti degli altri attori sanno che questo è stato un parto molto complicato perché questo progetto che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è un progetto molto interessante e innovativo, ha avuto tutta una serie di problematiche in fase di attuazione. Allora, Cornalin, partiamo dall'inizio, quindi Cornalin è un'associazione fondiaria, però ha alcune particolarità. Innanzitutto è un'associazione fondiaria che nasce nel 2014, quindi quando di associazioni fondiarie in Piemonte ce n'erano 6 o 7, non di più. E, dico questo a ragion veduta perché io proprio in quella fase come sindaco del comune di Lauriano mi sono interessata alla possibilità di formare, di avere un'associazione fondiaria e per questo motivo ho chiamato il professor Cavallero, che molti di noi conosciamo per vari motivi, per chiedergli appunto un aiuto nella formazione di un'associazione fondiaria. In realtà non è stata la prima, come dicevo ce n'erano altre 7 credo in tutto il Piemonte che io ho sentito personalmente, proprio chiamandole per sapere a che punto erano, cosa stavano facendo e trovando in loro un grande interesse e soprattutto un grande entusiasmo nel fatto che qualcuno si interessasse alle associazioni fondiarie, che ricordo, come dice il professor Cavallero,
In Francia esistono dagli anni 70, mentre noi diciamo che forse siamo un pochino indietro. La particolarità di Cornaline però è una, e ci tengo a sottolinearlo perché credo che sia una particolarità, una peculiarità che è importante che sia sottolineata e anche nella, possibilmente anche riprodotta. Cornaline nasce dalla volontà unita di due comuni, quello di Lauriano e quello di Tonengo-d'Asti, quindi oltretutto anche di due province diverse, di avviare un progetto per un'associazione fondiaria, quindi la ricostituzione di dei terreni che vengono abbandonati, incolti, eccetera. Quindi per la prima volta, in Piemonte almeno, Cornaline diventa un attore che in qualche modo, partendo dal pubblico e però coinvolgendo il privato, cerca di dare modo di recuperare terreni che in molte zone collinari, e anche questa è un'altra cosa importante perché molte delle associazioni fondiarie già fondate riguardavano la montagna, per la prima volta si occupano quindi sia di collina ma partendo da un interesse di tipo pubblico, quindi del comune. Vabbè, tralascio alcuni dettagli molto interessanti rispetto al professor Cavallero, che molti di noi che hanno frequentato la facoltà di agraria possono conoscere direttamente o indirettamente, e quanto lui sia stato importante nella divulgazione di questa possibilità, anche di questa opportunità, sia per il territorio che per le amministrazioni. Però arriviamo a Food for Forest. Food for Forest è stato veramente il primo caso e la prima possibilità per Cornaline di fare un progetto che potesse in qualche modo trascinare, fare da esempio per altri. Perché quello che ci siamo sempre detti, iniziando a parlare e ad agire come associazione fondiaria, e che era fondamentale che ci fosse un esempio a cui ispirarci per poter coinvolgere e far partecipare le persone. Perché in realtà quello dell'associazione fondiaria viene considerato, come dire, abbiamo esaminato e sono stati esaminati proprio in questo seminario in maniera molto approfondita ed interessante gli aspetti economici ed agronomici. Ma se mi permettete, c'è una parte che riguarda le associazioni fondiarie e che è la parte sociologica e psicologica, che sicuramente non è una cosa di cui si può occupare un agronomo, ma di cui sicuramente invece ci dobbiamo occupare, perché l'idea di avere e di conferire dei terreni allo scopo di dare un nuovo sviluppo ha molto a che fare non solo dal punto di vista agronomico ed economico, ma anche da un punto di vista, chiamiamolo così, sociologico. E in questo senso l'idea di avere un esempio e proprio un numero uno come questo di Food for Forest può essere davvero la chiave di volta. L'idea che il pascolo in bosco porti ad un recupero del territorio, che migliori il territorio senza impoverirlo, ma dando, diciamo, del vantaggio a tutti, questo secondo me sarà ed è un grande aiuto per l'associazione fondiaria, per Cornaline, ma anche per le altre, per dimostrare l'utilità proprio dell'associazione fondiaria. Come dicevo, Cornaline nasce nel 2014, ma sono anche molto contenta di vedere che ci sono anche altre realtà di associazione fondiaria, come Asfodelo, che è nata l'anno scorso,
con i comuni di Cellamonte, di Salamonferrata e di Ottiglio. Ecco, e qui c'è l'altro grande passaggio, il passaggio fondamentale, il ruolo che le amministrazioni hanno all'interno delle associazioni fondiarie. Quindi le associazioni fondiarie sono indubbiamente delle associazioni di carattere privato, però l'idea che ci sia da parte delle amministrazioni comunali un supporto da più punti di vista, e poi i colleghi amministratori sanno di cosa si parla, e so che i comuni di Cellamonte, di Salamonferrato e di Ottiglio hanno dato un grande apporto a questo progetto, credo che questo sia fondamentale. È fondamentale non solo da un punto di vista economico, noi abbiamo aiutato in vari modi l'associazione per arrivare a questo progetto, diciamo a riuscire a realizzare questo progetto, ma credo che ci sia davvero una grande necessità che i comuni innanzitutto si mettano insieme, quindi si riuniscano e quindi facciano fronte comune e che partecipano alle associazioni fondiarie. Con Parvadomus abbiamo un rapporto che oramai è diciamo di parecchi anni, e abbiamo in tutti i modi cercato di aiutare questa impresa, questa piccola azienda tenuta da giovani agricoltori, ma come sono presenti sul nostro territorio, proprio perché credevamo che questa fosse l'unica possibilità per un territorio come il nostro di avere uno sviluppo, soprattutto in territori come quelli della collina, ormai abbandonati. E proprio con Parvadomus abbiamo fatto molti ragionamenti e abbiamo cercato, in realtà, negli anni passati, di fare un recupero, devo dire, con un'impresa che sarebbe stata, dal nostro punto di vista, un'ottima impresa, quella del recupero di terreni del genio civile, del genio militare, a Monteu da Po. Questa impresa non è riuscita, proprio per la mancanza di collaborazione da parte delle amministrazioni comunali, precedenti ovviamente, e quindi i vari progetti sono stati portati nel comune di Lauriano, oltre che in quelli dei comuni che ho citato precedentemente. Quindi da questo punto di vista mi fa molto piacere che il Food for Forest sia in parte anche si trovi sul territorio di Lauriano. Però credo che fondamentalmente sia importante che gli amministratori capiscano l'importanza del recupero del territorio, l'importanza delle associazioni fondiarie, e che proprio questo progetto ci dia la possibilità di dimostrare ad amministratori o agli enti superiori che comunque in qualche modo possono aiutarci, questo esempio, voglio dire, ci aiuti ad espandere e a portare altre esperienze di questo genere in altre amministrazioni, su altri territori. Detto questo, ringrazio ovviamente tutti gli attori di questo progetto, e diciamo che se c'è una cosa che forse possiamo dire è che io ho avuto grande sensibilità rispetto alla possibilità di avere un progetto di questo genere, proprio per la mia formazione, essendo sia sindaco ma anche, diciamo, con una formazione di tipo agricolo, o meglio agrario. Però mi piacerebbe che questo tipo di esperienza fosse esportata al di là dell'interesse personale.
Credo e spero e cercherò, per quanto è di mia possibilità, di replicare questa esperienza mostrando proprio anche i lavori che ho visto precedentemente ai miei colleghi sindaci, cercando di convincerli proprio dell'importanza di riuscire in qualche modo a dare uno sviluppo diverso ai nostri territori comunali sempre più spesso abbandonati. L'idea che ci siano imprese come quelle che sono state presentate in questo seminario, che abbiano la volontà di investire in questo territorio, credo che sia un grandissimo esempio che molte amministrazioni di cui molte amministrazioni devono tener conto. Ringrazio. Grazie mille Matilde. Bene, siamo arrivati alle 18:58, abbiamo dichiarato chiusi così da calendario i lavori per le 19, ipotizzando un momento di dibattito. Non so, chiedo ai relatori che possono attivare i loro microfoni se hanno disponibilità per rimanere ancora in questa fase di dibattito, magari una 10-15 minuti, e chiedo eventualmente se voi disponibili a chi vuole fare delle domande di scriverle nella chat in modo che io possa poi trasferirle ai relatori, anzi i relatori possono vedere direttamente la chat, quindi vi è possibile fermarvi ancora un po'? Chiedo ai relatori? Certo. Sì. Ok. Sì, nessun problema. Benissimo. Il segretario dell'Ordine dei Dottori Agronomi Forestali della provincia di Alessandria ci chiede se c'è la possibilità di un coinvolgimento degli ordini territoriali in termini di patrocinio, promozione. Penso di sì. Nel senso che questo processo è finito, però se si può sviluppare in futuro qualche forma di collaborazione, di trasferimento delle conoscenze maturate, ben venga, no? Se qualcuno poi di voi coordinatori vuole dire qualcosa in aggiunta, parlate pure. Soltanto una cosa, ribadiamo che sarà prodotto finale di questo progetto un manuale tecnico pratico rivolto a tutti quelli che vogliono replicare questa esperienza. Il manuale sarà presumibilmente pronto a metà marzo, fine marzo, e verrà pubblicato, sarà scaricabile in formato PDF, sicuramente lo pubblicizzeremo in tutti i canali che c'è possibile, e quindi chi è interessato, ha trovato interessante quanto detto, poi troverà questo manuale tecnico che approfondisce alcuni aspetti. Provo a leggervi una domanda, che è questa. Volevo sapere se i recinti elettrificati bastano a contenere i suini. Da noi strappano tutto, le batterie si scaricano in breve tempo e hanno bisogno di costante manutenzione. Chiedo a Davide sì, rispondo se io. Vuole rispondere lui. Sì, mi si sente? Sì, ti si sente. Allora, come ho detto, la cosa fondamentale è il generatore. Quel generatore che ho fatto vedere in foto viene usato anche per tenere lontani i cinghiali dalle coltivazioni. La cosa poi importante, che forse non so se ho detto, è i tre fili, vanno usati almeno tre fili elettrici e ad altezza molto precisa da terra. Per un suino adulto deve essere 20 centimetri più basso, non più di 20 centimetri, 40 centimetri e 60 centimetri più alto. Col massimo della corrente, soprattutto con maiali che vengono abituati fin da piccoli a essere contenuti dal recinto elettrico, questo è ampiamente sufficiente a contenerli. Ok, chiaro direi Davide. La cosa che forse abbiamo omesso di dire è il fatto che nei recinti all'aperto tu hai messo soltanto maschi castrati, sì, allora, per sì. evitare di attirare i cinghiali con sì. eventuali presenze di femmine. Femmine che vadano in calore, mentre le femmine le tengo all'interno di un recinto dove c'è il maschio che
fa in modo di evitare che si avvicinino altri maschi, come maschio dominante occupa lui la zona e impedisce che arrivino altri maschi. Quindi le femmine sono raggruppate in un unico recinto insieme al maschio. Negli altri recinti invece ci sono solo animali castrati, oppure eventualmente ci possono essere femmine gravide che appunto non vadano in calore. Ok, grazie mille Davide. Allora, l'altra domanda è alle amministrazioni, ci sono altre amministrazioni che si sono rese disponibili per replicare il progetto. Diciamo che in questo progetto ci hanno ospitato dei comuni non previsti inizialmente, quindi non partner di progetto. Il comune di Rivalba, dove abbiamo trovato la disponibilità della proprietà privata, ma il coinvolgimento diretto del sindaco, con il quale abbiamo fatto una serata di divulgazione per spiegare appunto il progetto, visto che quella anche è un'area dove si raccolgono i tartufi, quindi questo sicuramente sì, e anche il comune di Casalborgone, non parte nel progetto, comunque è stato coinvolto attraverso dei privati che si sono resi disponibili a dare i terreni. Quindi da questo punto di vista effettivamente sembra esserci un interesse delle amministrazioni in questo senso. Quindi questo l'ho risposto io. L'altra domanda è quali costi unitari per la recinzione elettrica e quanti ordini di fili? Ancora allora, Davide, se vuoi. Gli ordini di fili, come ho detto, tre. Il costo unitario è un po' difficile in questo momento, non saprei quantificarlo. Comunque per fare un recinto avevamo definito, mi sembra, sui 3.500 euro tra manodopera e materiale. Siamo tra i 3.500 e i 5.000 euro circa. Il recinto dai un ordine di superficie per fargli capire? I recinti da 15-20 ettari circa. Sì. Ok. Confermo Davide, sì, abbiamo questi dati anche raccolti attraverso la tesi, più o meno 3.500 euro per quasi 20 ettari di superficie. Perfetto. Mi chiedono la visitazione. Chiedo scusa, qualcuno voleva parlare? Io volevo fare una piccola aggiunta per quanto riguarda la nostra esperienza sulla domanda precedente del contenimento dei maiali e del sistema che scaricavano. Noi abbiamo montato un pannello fotovoltaico che ricarica la batteria che alimenta il recinto elettrico, e questo ci dà un buon aiuto. E poi l'altra cosa naturalmente è tenere pulito il recinto in modo che non scarichi a terra, e in quel caso si riesce a avere Esatto, una domanda era proprio la vegetazione erbacea che tocca il filo non lo scarica? Sì, certo, e infatti una delle attività più impegnative è il tracciamento e la pulizia della linea del recinto, e la ditta forestale era adibita a questo tipo di attività. Dove si stende il recinto deve essere chiaramente pulito. Volete aggiungere qualcosa su questo? Certo, è fondamentale quello. Un'altra cosa che è necessaria è avere una buona terra e quindi collegamenti ben fatti contro terra. Ok. Gli aspetti legati al controllo veterinario, quanto incidono nella gestione dei costi? Forse Davide puoi rispondere tu su questo. Sì, non incidono tantissimo, devo dire, perché abbiamo pochi problemi di patologie. Quindi una gestione ordinaria molto, molto leggera, ecco. Non è la nostra prima preoccupazione. Volevo solo precisare, a proposito del generatore per il contenimento dell'erba, che questi generatori di ultima generazione sono in grado di seccare l'erba, per cui, certo, chiaramente bisogna passare per ripulire dove crescano, per esempio, dei rovi, ma l'erba semplice da questi ultimi generatori che ho preso viene seccata dalla corrente elettrica stessa, quindi aiuta molto nella gestione del recinto. Ok, un'altra domanda molto interessante è questa. Pensate che la presenza eventuale dei lupi potrebbe rappresentare un problema grave, superabile? Possiamo dire che nell'area di Rivalba il parco ci aveva confermato la presenza di un branco di lupi, quindi ci sono i lupi alle porte di Torino.
Pensavamo anche noi di poter avere dei problemi di interazione con i lupi, non li abbiamo avuti, ma lascio a voi eventuali altre considerazioni. Parlo io? Sì, se vuoi. Devo dire che confermo esattamente, nel senso che non abbiamo avuto problemi di predazione da parte dei lupi. Sono più soggetti altri animali come le capre o le pecore o caprioli, cose di questo genere. Però anche per esempio i cinghiali non vengono predati dai lupi perché si sanno difendere. Infatti non si trovano anche cinghiali morti in giro predati dai lupi, ma invece si trovano per esempio diversi caprioli, anche qua nelle nostre colline di Cavagnolo sono stati trovati, ma non cinghiali. Quindi non, è difficile, non è un animale predato dal lupo. Ok, abbiamo terminato le domande che sono scritte nella chat. Se qualcuno ne vuole aggiungere ancora una, magari aspettiamo uno o due minuti, altrimenti possiamo dichiarare chiuso l'incontro. Quindi se qualcuno ha ancora altre curiosità sul progetto, ribadisco, ci sarà questo manuale tecnico-pratico nel quale tutti questi argomenti verranno trattati in modo un po' più approfondito rispetto a quanto abbiamo potuto fare durante queste relazioni e penso che possa essere appunto, pensiamo possa essere uno strumento molto utile per chi voglia provare a replicare. Ci scrivono che è stato un incontro molto interessante, diversi partecipanti, quindi ringraziamo e l'obiettivo insomma era quello di creare un incontro interessante con delle informazioni utili per chi ha investito questa ora e mezzo con noi. Se non arrivano altre domande direi che possiamo salutare. Roberta, chiedo scusa per come ti di casa. Volevo solo aggiungere una cosa, se di questo report quindi si riuscisse ad avere una abstract, una veramente una forma di comunicazione, che è quello che un po' mi ha mancato in questi anni, è proprio una comunicazione nei confronti di tutti, per spiegare loro esattamente, anche attraverso i dati, che cosa può significare appoggiare in qualche modo, incentivare l'associazione fondiaria sui territori, credo che sia fondamentale. Quindi diciamo riuscire ad avere proprio del materiale anche molto era anche molto precisa, perché poi gli amministratori sono normalmente abituati ad essere molto poco. Credo che questo potrebbe essere davvero di grande aiuto. Grazie a tutti per l'organizzazione, l'ottima organizzazione. Roberta? Sì? Roberta? Sono Martino. Niente, proprio in coda, appunto, ho avuto piacere a lasciare la parola alla sindaca Matilde, perché mi sembrava fosse importante appunto chiudere anche proprio con questa, diciamo, ottica, visione anche proprio politica, quindi quelli che possono essere sviluppi in generale del progetto, ma anche sull'associazionismo fondiario. Non avendo seguito dall'inizio, purtroppo per varie, diciamo, per necessità impellenti, per un esame che stavo sostenendo, e non so appunto quanto sia, appunto, se sia stato citato questo tema, ma ci tenevo a sottolinearlo comunque a prescindere a livello personale. Secondo me, io vedo come anche proprio un possibile ulteriore sviluppo di questo progetto, appunto, il tema appunto del, diciamo, lo sviluppo della figura professionale del servipastore, che è stato un po' anche, per certi versi, è stata anche un po' la miccia che ha acceso un po' tutto questo progetto, diciamo, poi il confronto che è stato fatto sia dell'associazione con l'università e con tutti i vari attori poi che si sono presentati, insomma, che sono aggiunti. Quindi, così, in ultimo, penso che sia stato citato precedentemente nelle presentazioni, perché avevo appunto messo nei punti della presentazione, ma così in chiusura ci tenevo a sottolineare così a livello personale, appunto. Credo che appunto sia molto importante riuscire a pensare appunto come dare veramente la possibilità alle persone, a persone interessate, a operatori, di sviluppare questa professionalità e capire come si potrà appunto declinare veramente appunto una figura
che integri fino in fondo questi due aspetti, perché ovviamente nel nostro nel progetto qua, nella sperimentazione, non è stato possibile, diciamo, integrare in un'unica figura, ma a livello di sperimentazione sono state integrate le varie figure per vedere, diciamo, il meccanismo. Però proprio riuscire ad arrivare a avere un, appunto, qualcuno che sia in grado di operare, una figura professionale in grado di operare con competenza su entrambi gli aspetti, quindi quello più selvicolturale e quello più invece relativo al zootecnico, diciamo, sarebbe veramente un bel traguardo, qualcosa da poter dire di aver raggiunto, magari, appunto, in fasi successive. Grazie mille, Martino, per questa considerazione. Ancora un'informazione: questo video del seminario, ma soprattutto le pillole video con contenuti tecnici, che sono un'estrema sintesi di quanto abbiamo discusso oggi, saranno pubblicate sicuramente sul sito di Regione Piemonte, per cui cercando il progetto dovreste trovarle, ma poi cercheremo anche altri siti su cui pubblicare presentazioni, video di questo incontro e le pillole video, per cui anche dalla pagina Facebook vi arriveranno aggiornamenti su dove si potrà scaricare tutta la documentazione, il manuale, i video, le pillole video per la loro visione. Ripeto ancora l'ultima volta, la registrazione dei crediti richiede l'iscrizione al modulo che ho condiviso più volte con il link, e perché sostituisce il registro cartaceo. Quindi ancora una volta, chi non l'avesse ancora fatto, tra qualche minuto dovrò chiudere quel modulo e quel link, quindi vi chiedo di farlo quanto prima. Non sono arrivate altre domande, per cui io direi che possiamo chiudere, se siete d'accordo. Ci fanno molto complimenti e questo ci va bene a fine progetto, e ringraziamo voi per l'attenzione. Siete rimasti veramente in tanti fino alla fine, e questo credo che sia un buon indicatore di successo per noi. Se volete salutare tutti, voi relatori. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Bene. Ancora allora, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, e bene, che sia l'inizio di un percorso di valorizzazione dei nostri territori. Grazie. Arrivederci. Buona serata a tutti. Grazie anche a Roberta Berretti, che ha Bravo. Una delle donne più pazienti della Terra. Faremo poi un video alla porta per spiegare tutta la storia di Monteo e lì. No, ho perso un mese di vita su quella storia. Esatto, e lì capisci che essere arrivate a questo punto, Roberta, vuol dire che effettivamente c'è un sistema nervoso, come dire, potente. Sono veramente molto contenta di essere arrivata a questo punto, anche con tutto quello che abbiamo passato, per questo motivo. Sì, è stato un inizio veramente difficile. A un certo punto ho pensato che veramente non riuscissimo a continuare questo progetto, ed era un peccato, perché questo gruppo di lavoro è stato un bellissimo gruppo di lavoro. Io ho seriamente pensato a un certo punto di utilizzare un fucile a pompa, ma mi sono trattenuta e siamo arrivati fino a qui. Molto bene, allora vi saluto tutti quanti e a presto per chiudere poi le altre parti di progetto. Buona serata. Buona serata. Buone partecipanti. Grazie, a presto.